Virtus Francavilla reduce da 7 punti nelle ultime 3 partite e alla ricerca di conferme. Giugliano invece in piena crisi, un solo gol segnato fino a questo momento in stagione, alla prima contro il Sorrento, quando era arrivata anche l'unica vittoria di questo campionato per la squadra ospite. Arbitra l'incontro Enrico Gemelli della sezione di Messina. Calcio d'inizio per il Giugliano, ma la prima occasione è per la Virtus Francavilla. Rischia di combinarla grossa Berman, Artistico arriva sul pallone e se lo divora da 2 passi. Artistico, prima occasione di una partita che gli regalerà tante opportunità. Ottimo l'intervento di Russo, poi però clamoroso l'errore di Artistico che manda fuori da 2 passi. Reagisce il Giugliano, cross in mezzo, colpo di testa di Rondinella, pallone che finisce fuori. Torna in avanti la Virtus Francavilla e il solito Artistico che si libera e calcia, risponde con i piedi Russo. Ancora Virtus Francavilla in avanti e ancora Artistico contro Russo, si libera il numero 9, arriva davanti alla porta e calcia, ma spara addosso a Russo che protegge il suo palo. Minuto 32, Giovinco, calcio di punizione, ci mette i pugni Russo che libera come può. Torna in avanti il Giugliano, ancora un calcio di punizione, i pugni di Forte che libera e poi fa suo il pallone in 2 tempi. Al 45 però la sblocca Giuseppe Giovinco, calcio di punizione telecomandato. Giuseppe Giovinco imita il fratello Sebastian e porta avanti la Virtus Francavilla proprio al tramonto del primo tempo. Punizione perfetta del numero 90, il gol numero 2 in stagione per lui, e Virtus Francavilla che proprio allo scadere si porta in vantaggio con Giuseppe Giovinco. Nella ripresa parte forte ancora la squadra di casa con la conclusione dalla distanza di De Marino, risponde Russo che è ancora protagonista, cross di Giovinco, Artistico si allunga con un intervento prodigioso. Russo, rivediamo, cross perfetto di Giovinco, girata di Artistico che oggi però non riesce a superare Russo. Minuto 64, De Sena, sembra un replay ma il pareggio del Giugliano dalla stessa posizione di Giuseppe Giovinco, colpisce De Sena con il primo gol in stagione, 1-1 per il Giugliano che trova la seconda rete in campionato direttamente da calcio di punizione. Grande esultanza per il Giugliano che pareggia, deve resistere nel finale, è il solito Artistico che ci mette la gamba, super ancora Russo. Minuto 74, Giovinco, calcio di punizione, non riesce a concedere il bis. Si riaffaccia in avanti il Giugliano con questa conclusione che finisce di pochissimo a lato. Ennesimo calcio di punizione al 96, Polidori sbatte sulla barriera, si oppone come può il Giugliano che porta a casa un pareggio. Virtus Francavilla Giugliano finisce 1-1.